Buon mercoledì dell'Abbazia. Se la prima tappa ci ha dato le motivazioni del viaggio, la seconda la spinta per partire e la terza ci ha detto come comportarci in caso di emergenza, un po' come fanno gli steward e le hostess all'inizio di un viaggio, per noi l'indicazione è stata quella di usare il cuore. Adesso la quarta tappa ci farà entrare nella turbolenza e ci domandiamo: ma se mi è capitato questo imprevisto, vuol dire che Dio è assente? O forse non è un imprevisto, ma qualcosa di normale? Bene, cerchiamo di capirlo insieme ai nostri amici magi. I versetti a cui facciamo riferimento oggi sono il terzo e il quarto del nostro brano, in cui si dice che il re Erode e tutta Gerusalemme restano turbati dalle parole dei magi. E il verbo indica una profonda destabilizzazione della persona, che ha perso totalmente i suoi riferimenti, come se fosse accaduto un terremoto. Dobbiamo distinguere due tipi di turbamento. Il primo è il turbamento del re Erode e degli abitanti di Gerusalemme. Il re Erode è un uomo che pieno di sé, che si sente minacciato dalla presenza del re dei Giudei. Lui sa che si tratta del Messia, quindi è come se sentisse minata la sua autorità da Dio stesso, come se il Signore volesse privarlo indebitamente di qualcosa che è un suo esclusivo possesso. Il turbamento degli abitanti di Gerusalemme è quello di chi aspetta da sempre la venuta del Messia, ma si è abituato a vivere senza di Lui. E la venuta del Messia implica una messa in discussione, un cambiamento, e loro non sono pronti, non vogliono lasciare le proprie sicurezze. Gli abitanti di Gerusalemme sono coloro che sanno ma non fanno, e di loro sono i tiepidi, di cui i cattivi consiglieri di cui abbiamo già parlato nella seconda tappa. Di loro il libro dell'Apocalisse al capitolo 3 dice: tu non sei né caldo né freddo, io ti vomiterò. Questa espressione così forte vuole indicare una cosa, che queste persone sono incompatibili con la vita, come un organo che viene trapiantato ed è rigettato dall'organismo. Ecco, sono persone che con la pretesa di avere sempre tutto sotto controllo non riescono a viversi in pienezza nulla, a gustarsi nessuna relazione. Tutti abbiamo bisogno, come il re Erode, di essere detronizzati per lasciar posto a colui che è il vero re e signore della nostra storia. E forse perché ci stiamo prendendo un posto che non ci appartiene, o forse che non ci appartiene più. E quando perdiamo le nostre certezze è un momento di crescita, in cui la vita ci sta togliendo i paraocchi e ci sta mostrando una nuova strada. Il secondo turbamento è quello dei magi, che non è espresso direttamente dal testo, ma possiamo dedurlo. Noi sappiamo che i magi hanno lasciato tutto, hanno intrapreso un lungo viaggio e sono arrivati a Gerusalemme pensando che si trattasse della meta del loro cammino, e si trovano davanti il re Erode. Deve essere stata una profondissima delusione, perché non può essere Erode la risposta alle loro domande. E allora in cosa hanno sbagliato? Dov'è l'errore? Ma qua non si tratta di un errore umano. I magi, come tutti, sono uomini e in quanto tali limitati e incapaci con le sole proprie forze di arrivare a cogliere la verità. Cosa fare dunque? C'è bisogno che la verità si riveli a loro, che li illumini. Allora l'atteggiamento che i magi devono assumere è quello di chi si predispone ad accogliere il mistero, di chi si mette nella condizione per cui dice: ok, adesso mi fermo, metto a tacere le mie pretese, mi lascio mettere in discussione le mie idee di partenza e attendo che la vita mi riveli la verità, che Dio parli. L'atteggiamento richiesto ai magi è quello di un umile affidamento. Il re Erode e gli abitanti di Gerusalemme si sentono minacciati perché non riconoscono a Dio la regalità sulla propria vita. I magi invece si lasciano mettere in discussione e sono pronti a cambiare progetto, idee e prospettive perché hanno riconosciuto chi è il vero re. E tra il re dei Giudei che nasce, tra i re magi e il re Erode, l'unico che mostra di non essere regale è proprio quest'ultimo. La falsa regalità del re Erode consiste nella sua pretesa che la vita sia un proprio possesso. E invece la vera regalità di una persona
consiste nella capacità di lasciarsi plasmare dalla vita, proprio come fanno i magi. Dunque, per concludere, il turbamento non è un imprevisto, ma è una tappa normale della nostra vita. E il problema non è se c'è o meno il turbamento, ma nel modo in cui noi lo affrontiamo, se come il re Erode o se come i magi. È dal nostro atteggiamento che si vede se in noi c'è una vera o una falsa regalità, se il nostro spirito è nobile e tende verso il cielo o se è mediocre e tende verso il nostro ombelico. Siamo chiamati ad accogliere le contraddizioni che la vita ci riserva, per aprirci al nuovo e al bello che sta per venire. Però ci manca ancora una cosa, che la verità si riveli, che Dio ci parli. Come avverrà questo, lo vedremo nella prossima tappa, che vi assicuro sarà il vero punto di svolta nel cammino dei magi e anche nel nostro cammino. Nel frattempo vi lascio con un consiglio spirituale che è questo: attendere e lasciare che le cose seguano il loro tempo. Vi saluto dal nostro centro di spiritualità, vi auguro un buon cammino e una buona novena di Natale che inizia proprio oggi. Ci vediamo il prossimo mercoledì.